Abbiamo in prova lo zoom Fujinon 50-140 mm, un obiettivo progettato per le fotocamere serie X di Fujifilm. È un obiettivo che corrisponde all'incirca a un 75-210 mm ed è protetto con apposite guarnizioni per evitare ogni tipo di infiltrazione nei punti critici sia di polvere, acqua e umidità. Si fa piuttosto interessante l'offerta per quanto riguarda questo tipo di ottiche di Fujifilm. Infatti, c'era già il 18-135 mm, il 16-55 mm, il 50-140 mm e proprio in questi giorni si è aggiunto il grandangolare 16 mm, sempre tutti weather resistant. Per quanto riguarda la progettazione di questo obiettivo, è un obiettivo che presenta delle qualità di alto profilo. All'interno dello schema ottico, per esempio, abbiamo lenti a bassa e bassissima dispersione, questo per evitare ogni tipo di difetto alle varie aperture di diaframma. Non dimentichiamo che questo è un obiettivo f2.8 a tutte le focali. Altra caratteristica che rende l'immagine di altissima qualità è il trattamento Nano G. Si tratta di un trattamento che evita l'infiltrazione di luce per quanto riguarda le foto in controluce, anche quando i riflessi entrano in diagonale. Naturalmente un telezoom non poteva mancare del sistema di stabilizzazione e questo obiettivo ce l'ha. C'è anche un nuovo motore di messa a fuoco, un triplo motore lineare che permette di ottenere una certa rapidità di messa a fuoco e anche la massima silenziosità. Questa è una caratteristica molto utile quando si realizzano dei video. Adesso guardiamo nella pratica che cosa abbiamo ottenuto nel nostro test. L'apertura massima di questo obiettivo è f2.8. Quindi è un obiettivo molto luminoso. Noi ci siamo concentrati nella nostra prova molto su questa sua caratteristica di luminosità, però non solo per fotografare quando c'era poca luce, che sarebbe l'uso più banale, ma anche in molta luce sfruttando i giochi che si possono fare con la profondità di campo, quindi usato anche in modo, diciamo, creativo. Vediamo i risultati.